Eccoci, buongiorno, bentornati a Coffee Break. Allora, oggi c'è un vertice dei ministri dell'Unione Europea a proposito della questione delle navi, delle due ONG tedesche che diciamo navigano al largo di Malta con 49 migranti a bordo. Come sapete, in questo momento nessun paese europeo, Italia compresa, è disposto ad accoglierli, e quindi vedremo se da quest'ennesima riunione verranno fuori delle novità. Si sa che ovviamente le condizioni sulle due navi sono condizioni molto ma molto difficili per le persone che insomma da più di due settimane si trovano su queste due imbarcazioni. Nel governo qualche divisione, anche se è stata smentita, con Salvini che ribadisce la linea della fermezza, insomma qui in Italia non arriverà nessuno, mentre il Presidente del Consiglio Conte, appoggiato dal Vice Premier e capo del Movimento 5 Stelle Di Maio, insomma, si è detto disponibile ad accogliere almeno una parte di queste persone. Poi c'è tutta la partita che riguarda, sempre a proposito dei migranti, la contrapposizione tra i sindaci, non più soltanto i sindaci, anche i presidenti di diverse regioni, e il Ministro Salvini a proposito del decreto sicurezza. E c'è già un ricorso alla Corte Costituzionale che dovrà esprimersi su uno degli articoli del decreto sicurezza. Facciamo così, vi presento gli ospiti e poi partiamo da un sondaggio. Allora, do il bentornato a Laura Tecce, giornalista. Bentornata e buon anno, buongiorno. Ce lo possiamo ancora dire. Buongiorno. Saluto il presidente del CNEL, Tiziano Treu. Consiglio Nazionale Economia e Lavoro, che è vivo e lotta insieme a noi, possiamo dirla così. Spero insieme a voi. Insomma, noi lottiamo. Voi lottate, ci dirà Treu cose molto interessanti, soprattutto a proposito di lavoro. Poi oggi parliamo anche del reddito di cittadinanza, perché c'è un'ultima bozza, non sappiamo se è ancora definitiva. Non sappiamo se è l'ultima, poi questa settimana o al massimo la prossima ci dovrebbe essere il via libera da parte del Consiglio dei Ministri. Do il buongiorno a Sara Marcozzi, Movimento 5 Stelle, che è consigliera regionale in Abruzzo, e per l'Abruzzo, che andrà ad elezioni, mi pare, il 10 febbraio, sì, si presenta come candidato governatore o candidata governatrice, mi dica lei, del Movimento 5 Stelle. Saluto a Milano l'onorevole onorevole imprenditore Gianfranco Liberandi del Partito Democratico. Bentornato. Buongiorno e buon anno a tutti, anche a lei. Buon anno anche a voi. Allora, a proposito del decreto sicurezza, no? Dicevamo, hanno cominciato i sindaci ad opporsi, con capofila il sindaco di Palermo Leluca Orlando. Vi facciamo vedere questo sondaggio SVG La 7, presentato ieri nel corso del nostro telegiornale. Ecco qui, chi ha ragione sul decreto sicurezza? Ovviamente il campione è riferito alle persone che si sono documentate, che sanno di che cosa si sta parlando. Allora, per il 43% del campione ha ragione Salvini, per il 38% hanno ragione i sindaci, un quasi 20% risponde non saprei, insomma non saprei che posizione prendere, da che parte stare. Allora, Sara Marcozzi, le voglio chiedere una cosa. Oggi ho letto, tra le tante cose pubblicate dai giornali, un commento del sociologo Marco Revelli, no? Che dice molte cose, riferendosi sia alla maggioranza sia all'opposizione, però dice: con questa vicenda si è toccato il punto più basso dei diritti umani. Lei come la pensa? Bah, io penso che si sia toccato il punto più alto di sovraesposizione di un argomento. Intanto sposterei un po' l'attenzione, perché si parla sempre d'Italia, di quello che dovrebbe fare l'Italia, di quello, no, del ruolo, delle contrapposizioni all'interno del governo. Probabilmente dovremmo parlare un po' anche di quello che devono fare tutti gli stati europei, che deve fare l'Europa, che deve fare Malta. Cioè, io vorrei ricordare che questa nave è di fatto a poche centinaia di metri dalle coste di Malta. Dunque, Di miglia, visto che siamo in mare, no? Solo per quello, sì, lo dico, sì. Va bene, di miglia. Ma insomma, il punto non è tanto chi li accoglie, perché è evidente che da qualche parte andranno e che l'Europa si farà carico di questo. Il punto è perché Malta non li fa sbarcare. Cioè, io credo che le affermazioni del governo di Malta, secondo cui queste persone non possono sbarcare, altrimenti si creerebbe un precedente, sì,
siano gravissime, cioè sono delle affermazioni che non possono essere accettate. Ci siamo in Europa o non ci siamo? Cioè... Allora, che l'Europa su questa, sulla vicenda, sulla questione migranti, soprattutto il ricollocamento, insomma, abbia fatto sentire, non un silenzio assordante perché si è parlato molto, ma insomma ci siano posizioni cioè, assolutamente... Si parla solo dei compiti, diciamo, e dei doveri dell'Italia, ma gli altri paesi mi sembrano un po', insomma... Sì, però quello che uno si chiede è possibile che l'Europa, che ha circa 500 milioni di abitanti, non sia in grado di accogliere 49 persone. E vado dall'onorevole Librandi, perché peraltro ho visto che poco fa, vediamo se riesco a trovarlo, c'è un comunicato, non un comunicato, un tweet, credo di Salvini, che relativamente a questi primi giorni del 2019 dice arrivi in Italia zero sbarchi, rispetto mi pare a 453 migranti che nello stessi primi otto giorni dell'anno scorso erano in Italia, quindi abbattimento del 100%. Questo dice Salvini, come dire, la mia linea sta pagando. Librandi. Beh, prima di tutto penso che questo che dice Salvini non è neanche vero, perché il sindaco di Lampedusa dice che stanno sbarcando normalmente, in pochi giorni saranno sbarcate, non so, 50-100 persone. Detto questo, non credo che sia il problema dell'Italia se sbarcano alcuni migranti, perché l'Italia è un paese, come posso dire, così importante, così rispettoso dei diritti da quando è nato e nella storia anche precedente, che il fatto di dire io non faccio sbarcare i migranti a me personalmente mi fa dire quel ministro lì non è il mio ministro, è un ministro che non mi rappresenta, perché il fatto di avere dei migranti vuol dire essere capaci di gestirli. Lui cosa ha fatto quando era quando c'era un altro governo? Lui ha fatto disobbedire i sindaci con gli SPRAR, cioè non ha fatto aprire gli SPRAR ai sindaci leghisti, ha creato volutamente questo problema dei migranti, perché sennò sarebbe tutto stato sotto controllo con uno 0,2 per mille in ogni paese e non ci sarebbe stato il problema dei migranti, che peraltro vedremo in futuro, gestiti sono... No, sto dicendo delle cose di fatto. Cioè gli SPRAR sono stati osteggiati contro la legge dai sindaci leghisti e quindi abbiamo avuto questo problema dei migranti, perché non erano gestiti nel modo giusto, quindi e quindi questo è il problema. Un attimo, facciamo concludere il governo, c'era il PD, la colpa era di Salvini. Non c'è nessuna colpa. Allora noi eravamo al governo, peraltro se lei guarda le statistiche dell'anno scorso, i migranti che sono entrati a febbraio o marzo erano 1000 al mese, per un totale di 20.000 in un anno, se lei fa, dopo è caduto il governo, è cambiato il governo, quando c'era Minniti, quindi abbiamo impostato noi queste cose con i paesi che mandano i migranti, perché il problema dei migranti non è fermare i deboli, perché signor Salvini, che secondo me è un personaggio diciamo di basso livello, perché se la prende con i deboli, lo dico il perché. Perché lui dice, io me la prendo con gli scafisti, con i trafficanti di uomini, eccetera, eccetera. Allora, lui non deve prendersi con i deboli. Io sto male a pensare che ci sono dei bambini o delle donne, ma io non capisco. Dov'è lo spirito di accoglienza degli italiani? Dov'è la difesa dei diritti? Aspetti, Librandi, perfetto, non è stato chiarissimo, ha acceso, diciamo, le polveri. L'onorevole Librandi, facciamo così. Poi devo sentire Laura Deccio, devo sentire anche il Presidente Treu, ricapitoliamo un po' quello che è successo nelle ultime ore a proposito della vicenda, della questione migranti, vediamo. Da 18 giorni il destino di 49 persone, uomini, donne e bambini, è nelle mani di un braccio di ferro politico tra Italia, Malta e l'incapacità dell'Europa. Anche il governo è diviso, perché all'apertura lanciata dal Premier Conte e appoggiata dal Vice Premier Di Maio, pronti ad accogliere donne e bambini, Salvini ribadisce il proprio no. Io non capisco perché se sbarcano alcune centinaia di persone prima di Capodanno in Italia sia un problema degli italiani, e se ci sono 49 persone nelle acque maltesi su due navi tedesche e olandesi, sia anche questo un problema degli italiani. A bordo la situazione è ovviamente al limite dello stremo.
L'incertezza sta creando altro stress, il livello della tensione è altissimo, oltre al malessere di stare tanto tempo a bordo con il mare alto, con onde, con cattivo tempo, la situazione è molto difficile e noi chiediamo chiaramente che si eviti che questa gente possa tornare indietro e che vengano però fatti sbarcare al più presto. Le prossime ore ci diranno se Malta darà l'assenso allo sbarco o se quali paesi decideranno di accogliere i migranti. Intanto cresce il numero delle regioni pronte a ricorrere alla consulta contro il decreto sicurezza voluto da Matteo Salvini. Dopo la Toscana, l'Umbria e l'Emilia-Romagna, che hanno già deliberato, a breve dovrebbe arrivare anche l'ok del Piemonte, della Calabria e della Sardegna. Puglia, Basilicata e Lazio stanno ancora valutando la situazione. Stiamo valutando anche il ricorso, ovviamente, che deve essere un ricorso cogente e preparato dal punto di vista normativo nel migliore dei modi, perché io condivido, ripeto, l'obiettivo di evitare che due pilastri della coesione sociale, e cioè la sicurezza e la civiltà, vengono messi in discussione. I ricorsi si concentrano sull'articolo 13 della legge sicurezza, che secondo i governatori lede le principali materie di competenza regionale, come l'accesso alla salute, all'assistenza sociale e al diritto allo studio. Non vedo l'ora che si possa pronunciare la Corte Costituzionale, perché siccome sono convinto che ci abbiamo lavorato tanto e bene, supererà qualsiasi esame. Allora, c'è la pubblicità, voglio fare una battuta però, Laura Tecce. Intanto Salvini dice, cioè una certa sicumera, dice tanto la Corte Costituzionale non boccerà l'articolo, diciamo, incriminato del decreto sicurezza, perché dice ci abbiamo lavorato a lungo bene. Peraltro sappiamo che il Presidente della Repubblica l'ha rispedito al mittente, cioè, in alcune parti che non erano chiare, e poi però che insomma questo non basta per capire poi se sia legittimo o non legittimo. Nel senso che c'è la Corte Costituzionale che questo fa di mestiere in Italia. Sì, ma infatti nessuno assolutamente ha diritto di queste persone, di questi sindaci e di questi presidenti di regione fare le mosse che ritengano necessarie. Detto questo, abbiamo visto negli ultimi 5 anni però di governo quanto le cose non siano funzionate. È inutile che Librandi dice che il sistema SPRAR era perfetto, perché se lo fosse stato non saremmo in queste condizioni. Ma che cosa allora, dice? Io non l'ho interrotta, Librandi, anche se avrei voluto, perché francamente ha detto la propria opinione. Appunto, io non l'ho interrotto. Facciamo una cosa, possiamo fare una cosa all'arbitro? Vi interrompo io, non per la pubblicità, ma l'educazione, perché c'è pubblicità, poi riprendiamo la Radecce e poi devo sentire il Presidente Treu. A tra poco. Allora, abbiamo molte cose, molti argomenti da affrontare, intanto perché queste discussioni dividono sempre i fronti. Vi do conto di due tweet che ci sono appena arrivati. Intanto il primo è questo, Ronny Raggini, aspettate che ve lo cerco, eccolo qui, che scrive: non capisco gli ultras del presepe che godono a tenere 49 poveri cristi in mezzo al mare, a che valori si rifanno. E poi ce n'è un altro però, per esempio, di Carlo, che scrive: ma cosa ne dicono dei bambini sotto la neve ad Amatrice? Sono cose molto diverse, no? Sì, è la però c'è la contrapposizione, ormai a cui assistiamo da tempo. Guarda, a me non tra prima gli italiani, una prima... contrapposizione, la guerra fra poveri, fra virgolette, è una cosa che non mi interessa. Le persone umane, la vita umana ha un valore, sia che sia di una persona straniera, italiana, africana o norvegese. Il punto è la strumentalizzazione, perché ricorso che stanno facendo e portando avanti le regioni, fra virgolette, rosse, la Toscana, l'Emilia, diciamo tutta realtà, guida PD. Certo, è pretestuoso, perché anche il decreto Salvini assicura le prime cure sanitarie e la prima accoglienza ai migranti anche irregolari, perché l'accesso alle cure sanitarie non dipende dall'iscrizione anagrafica, cioè, ma dalla residenza, che quindi per ovvi motivi non si può dare a chiunque entri in Italia, perché sennò avremmo tutto il mondo in Italia, ok? Se aprissimo, no, in maniera scriteriata come è stato fatto fino adesso, dipendono dal domicilio. Quindi questo è un cavillo che
sicuramente possiamo dire una cosa, la Corte Costituzionale, cerco di esercitare un po' di sano pragmatismo, però, detto ciò, vediamo, Andrea, che deciderà la Corte Costituzionale, però, no, tutti ha ragione, in Toscana poi. Ci sono delle in Toscana come, che poi è una regione virtuosa, pensiamo o altrove, ci sono le liste di attesa nella sanità che, cioè, veramente, no, le cose non funzionano, ci sono le formiche negli ospedali a Napoli, ma può essere il problema, poi mi dici perché la gente vota Salvini o Movimento, cioè, ma ci può essere il problema di adesso assicurare sono già assicurate, pensiamo, non è pensare prima agli italiani, è pensare prima ai cittadini, anche stranieri, attenzione, Salvini ci tiene molto, soprattutto in questi ultimi queste ultime sue dichiarazioni, ho visto delle dirette Facebook che ha fatto, Salvini allora, ci tiene molto a dire anche gli stranieri residenti in Italia, quindi non è prima agli italiani, è prima le persone che comunque che diciamo sono regolarmente presenti in questo paese, mettiamola così. Sì, esatto. Allora, volevo esaurire questo argomento, devo sentire Trevo e poi devo fare un'altra domanda a Librandi. Intanto, Presidente, dal suo osservatorio, che si occupa di temi di formidabile attualità, pensiamo alla questione lavoro in questo paese, che cosa, che riflessione fa rispetto a queste vicende? Guardi, sul punto che discutevamo adesso, aspettiamo che decida la Corte, c'è stata questa reazione dei sindaci che ha sollevato un polverone, adesso legittimamente le regioni fanno ricorso e vedremo cosa dice. Non siamo noi che possiamo continuare a discutere di questo argomento. Invece sul punto più generale, il CNEL tra l'altro ha da anni un osservatorio sulle migrazioni. Io sono veramente molto preoccupato per questa incapacità dell'Europa, perché capisco un anno o due fa quando c'erano centinaia di migliaia di immigrati, discutere sulla redistribuzione, che sarebbe l'unica cosa razionale, no? È anche scritta nelle leggi, ma non è applicata. Adesso non riusciamo a metterci d'accordo su 49 persone, è veramente drammatica. Sopra questa situazione di incapacità dell'Europa, e ognuno, ogni paese si rimpalla le responsabilità. Guardate, tutti i dati internazionali, compresi quelli che abbiamo noi, dicono che nei prossimi anni avremo milioni di persone che premeranno ai confini dell'Europa, perché l'Europa è il polo attrattivo. Allora, di fronte a questa situazione, cosa facciamo? Perché capisco c'è una politica di contenimento e mi sembra che è stata seguita in questi ultimi anni, tutti i paesi hanno seguito una politica di contenimento. Una volta avevamo i flussi, ogni anno possiamo accoglierne tanti. Benissimo, questa secondo me è la strada. Cerchiamo di farla con minore danni possibili. Sì, ma poi c'è il problema di che facciamo con queste persone, sia per usarle come necessario per l'economia. Ormai la Gran Bretagna già ha bisogno disperato di immigrati perché non ci sono operai per l'industria. Pensiamo all'esempio del Giappone. Il Giappone, che Giappone, che tradizionalmente anti-immigrati, ha dovuto prendere dalle però Filippine immigrati selezionati, cioè, quindi questo è il vero problema. Questo è il vero problema, come li selezioniamo e come li integriamo e li rendiamo utili e non, però è drammatico che ci discutiamo e facciamo questi conflitti addirittura politici a livello di vertice per 49 persone. Allora, arrivo, torno subito, voglio chiedere, diciamo, la domanda la potrei rivolgere a Tiziano Treu, che è un uomo di centrosinistra, ma anche a Librandi, che è esponente del Partito Democratico, perché nel commento che richiamavo di Revelli, c'è questo duro atto d'accusa nei confronti probabilmente delle politiche dell'attuale governo, però poi si dicono delle cose molto chiare nei confronti di chi? Dice Revelli, va bene, c'è un'opposizione adesso morale di qualche tipo, rappresentata dai sindaci, da qualche vescovo, eccetera, però dice, sul piano politico c'è il vuoto assoluto, non c'è un'opposizione in questo paese, e se la prende Revelli da uomo di sinistra, soprattutto con la sinistra, dice che addirittura attacca il reddito di cittadinanza, cosa che non è possibile considerando il numero dei poveri in Italia. Librandi. Ma io dico questo, è vero, c'è un vuoto assoluto perché, come è stato detto lì in studio, la gente ha votato il Movimento 5 Stelle e la Lega per tutte le bugie, per non dire un'altra parola, che questi signori hanno raccontato. Perché hanno raccontato. Non per PD. No, mi sto rivolgendo a lei, sto parlando del movimento in generale. Il Movimento 5 Stelle e la Lega stanno
proponendo delle misure politiche ed economiche che faranno un disastro in Italia. Io sì, faccio l'imprenditore, se volete vi racconto quello che mi è successo ieri di fronte al decreto dignità, nella decisione su dei dipendenti, e quindi le cose stanno andando malissimo. Ha dovuto rinunciare a dei dipendenti, no? Perché ci incuriosisce. Che è successo? Succede che funziona così. Se uno prende, per esempio, un dipendente in sostituzione, non so, di una maternità, una sì, cosa del genere, no? E a un certo punto poi ritorna l'altra persona, no? E allora dice, guarda, facciamo una cosa, dato questa persona dice, non voglio andare via dalla tua azienda perché mi piace l'azienda. Allora dici, sì, va bene, allora facciamo che ti mettiamo da un'altra parte, in un altro, sceglitelo te, un altro department dove magari c'è bisogno. Non si può fare, perché ci vuole la causale. Allora, la causale uno dice, oppure uno la deve assumere a tempo indeterminato. Ma come può assumerla? Non sia mai. No, ma come può assumere a tempo indeterminato se non ha mai provato a fare questo? Che orrore, che orrore. No, non ho mai. Scusi, guardi, senta, io ho tutti i miei dipendenti sono a tempo indeterminato. Quindi allora, che problema, sto facendo degli esempi. Però io dico che questo decreto... Ragioniamo per assurdo, quindi. Ma no, ma poi le sostituzioni... No, ragioniamo per praticità. Infatti, no, infatti, cosa sta succedendo? Il paese ha votato il Movimento 5 Stelle e la Lega per le bugie che avete raccontato voi in 5 anni. Sarà Marcozzi, ritorno da lei subito. Chiudiamo questa cosa così capiamo, perché l'importante è far capire noi e far capire a chi ci segue. Quindi vada a concludere i brani. Quindi diceva... No, io concludo dicendo che questi due partiti stanno danneggiando talmente in modo importante l'Italia, con l'economia, vedremo in questo mese, la disoccupazione sta aumentando, ci sono tutti i dati Istat. Continuiamo a pagare interessi sui titoli di Stato, nonostante che gli ospiti lì ridono, perché probabilmente... Vabbè, ma dice delle cose che fanno... E l'unico problema che hanno i nostri ministri è quello di fermare 40 immigrati, perché non sanno fare, non sanno neanche gestirli questi immigrati. Ma quelli sono i vostri sindaci che stanno strumentalizzando questa cosa, una maleducata di primo livello. Scusate, lei è una grandissima maleducata. Parli lei, parli lei. No, no. Vi prego, dica tutto lei. Se c'è una buona tradizione di questa trasmissione è che si riesce a discutere, e io vorrei, come dire, mantenere in questo le tradizioni. Allora, Librandi ci ha spiegato molto chiaramente il suo punto di vista. Vado per la replica da Sara Marcozzi, poi devo chiedere una cosa per fare un passo avanti, perché ieri c'è stata l'endorsement, diciamo così, del leader del suo partito, Di Maio, ai gilet gialli. Adesso ci arriviamo. Cosa voleva replicare? Allora, voglio replicare all'esponente del Partito Democratico che accusa, come dire, il Paese di aver votato il Movimento 5 Stelle per le bugie del Movimento 5 Stelle. Il Paese ha votato Movimento 5 Stelle e Lega per le bugie che ha raccontato il Partito Democratico, per il fatto che il Partito Democratico abbia fatto in 5 anni una politica vicina alle lobby, vicina alle banche, che abbia favorito i grandi poteri a discapito dei cittadini, dello Stato sociale, della articolo 18, cioè avete distrutto questo paese, lo avete distrutto voi. Ora, noi stiamo tentando con grande fatica in pochi mesi di mettere in riparo a tutto quello che avete fatto di brutto e tutti i danni che avete causato a questo paese. Dateci il tempo, come dire, di vedere gli effetti delle misure. Una cosa sui sindaci la voglio dire. Io vengo da una regione, l'Abruzzo, in cui i sindaci oggi stanno scioperando, stanno manifestando contro i rincari degli aumenti dei pedaggi delle autostrade A24 e A25 che il ministro Toninelli ha già scongiurato. Sì. Cioè sono delle proteste evidentemente strumentali, perché non si hanno argomenti. Posso chiederle una cosa, approfitto di lei, poi andiamo alla questione gilet gialli. Lei giustamente dal suo punto di vista diceva tutta una serie di cose secondo le quali la responsabilità è dei governi precedenti e quindi del Partito Democratico in primis. Sì. Facciamo un caso lampante, voi avete tuonato contro il PD che aiutava le banche, ieri c'è stato un decreto del governo per Carige, in che cosa siete differenti? Le leggo un commento molto rapido. Questo è l'ex ministro Boschi. Ieri il governo del cambiamento ha salvato una banca, giusto così, per i risparmiatori.
ma se fossero uomini seri, Di Maio e Salvini dovrebbero riconoscere che hanno fatto la stessa cosa che abbiamo fatto noi. In no, che cosa siete diversi? È molto diverso, lo ha già chiarito il ministro Di Maio, la differenza è che si aiuta una banca e non si abbandonano i correntisti e i risparmiatori. Quello che ha fatto il Partito Democratico è salvare banche e banchieri e abbandonare i risparmiatori truffati. Ma cosa dice? Abbiamo fatto il bail-in. Sa cos'è il bail-in lei? Posso? Cioè... Fatemi fare un passo avanti. Allora, dicevo, ieri Di Maio ha detto: noi sposiamo la protesta dei gilet gialli, non mollate, vi sosteniamo anche offrendo, credo, una parte dei servizi della piattaforma Rousseau. Sì. Salvini ha detto: io sto con le persone per bene che manifestano, però condanno ogni forma di violenza. Certo. E tutto questo, per i ben informati, per chi mastica di politica, è un posizionamento in vista delle elezioni europee del maggio prossimo. Diciamo, non so se lo dico così, lei mi corregge. Di Maio sposa la protesta di piazzi movimentisti europei, Salvini per tradizione i sovranisti, diciamo, in primis Orban, ci sono anche i rappresentanti della Polonia, mi pare che Salvini è già in Polonia e Di Maio è a Bruxelles. Domani. Insomma, si stanno creando alleanze per le future elezioni europee. E a proposito di gilet gialli, voglio farvi vedere una cosa perché incrocio i temi del lavoro, i temi della protesta. Ieri in Puglia, a Bari, hanno manifestato i gilet arancioni. Chi sono? Sono agricoltori, olivicoltori, che chiedono dei risarcimenti per le gelate terribili dello scorso anno, che sono molto preoccupati per la questione della xylella, che dal Salento si sta spostando verso il nord, le campagne a nord della Puglia, e hanno anche rivolto qualche critica al governo e alle promesse del Movimento 5 Stelle. Vediamo. Col trattore in tangenziale e in centro per manifestare l'insofferenza di tutto un settore nei confronti di quello che ritengono un colpevole immobilismo da parte della politica nazionale e regionale. Oltre 2000 tra imprenditori e lavoratori agricoli pugliesi in gilet arancione si sono riuniti in piazza Prefettura a Bari per far sentire la propria voce. Gli agricoltori finalmente, che sono molto pazienti, aspettano. Ci siamo incontrati la prima volta a Montegrosso a giugno. Avevamo il nostro assessore, ci aveva dato delle risposte concrete, dei fatti concreti, e dopo sei mesi ancora non è stato fatto niente. Poi con la finanziaria abbiamo visto che siamo stati presi in giro con la declaratoria della calamità, dove rappresentiamo 90.000 ettari di terra che hanno perso completamente il prodotto. Nella mia vita non mi ricordo una cosa del genere. Più di 1 milione di giornate lavorative perse, più di 1.000 frantoi fermi, più di 800 circa milioni di prodotto lordo vendibile praticamente che si è perso. Manifestanti che hanno rifiutato l'incontro proposto dal ministro dell'agricoltura Gianmarco Centinaio per le prossime ore in concomitanza con il corteo nazionale a Roma di Coldiretti, grande assente in piazza a Bari. Aspetteremo che venga qui e venga a parlare con noi, perché è doveroso questo. Ricordatevi che in Francia quando si muovono i vigneron francesi, quando si muovono gli agricoltori francesi, non si muove il ministro, ma si muove il presidente della Repubblica per gli agricoltori. E allora ricordiamoci che l'agricoltura era e deve diventare settore primario. Presenti in piazza i sindaci del territorio, i sindacati e i parlamentari, tra cui l'onorevole Giuseppe Labbate del Movimento 5 Stelle, che chiede tempo per rispettare la parola data. Il ministro Centinaio ha preso l'impegno che la deroga, l'accesso al Fondo Solidarietà Nazionale ci sarà. Ci abbiamo provato in tutti i modi, l'avevamo inserito anche nel decreto Genova, ma è stato il Quirinale a stralciarlo. Abbiamo provato a fare emendamenti, io stesso, a mia prima firma, anche alla legge di bilancio, ho provato anche al Senato, ma sono stati poi respinti dal MEF. L'impegno vero è stato preso, quindi la deroga ci sarà sicuramente. Allora, no, intanto che c'è 3 euro, visto che seguiva con interesse. No, mi viene una riflessione generale. Sì. Vedete, qui ci sono problemi di tutti i tipi, il mondo è diventato complicato, l'Italia viene in mezzo a un mondo globale. E se a ogni questione di questo tipo, invece di cercare di risolverla nel merito, ognuno la usa per agitare i propri obiettivi elettorali, finiremo per non risolvere i problemi. Quindi adesso tocco a voi.
fare un po' di agitazione. Prima la facevamo noi, la giunta regionale e l'Italia va indietro. Scusate se io faccio questo discorso ecumenico, ma è l'unico razionale. La strumentalizzazione. Posso chiedere a Sara Marcucci una cosa, ne approfitto perché eravamo in Puglia, no? Si dice che voi avete avuto un risultato formidabile in Puglia, no? Poi però le promesse disattese, la TAP, adesso ci sono gli agricoltori, le trivelle. Che è l'ultima protesta di questa sequenza. Che sta succedendo? C'è secondo lei una disillusione da parte dei vostri elettori della Puglia o no? È soltanto narrazione giornalistica? No, per carità, io capisco, come dire, che alcuni iter che erano già stati avviati oggi possono creare scompigli, però il Movimento 5 Stelle al governo di questo paese non ha autorizzato nuove trivelle. Noi ci siamo sempre detti contrari. Se ci sono degli iter, come dire, che stanno andando a conclusione e che non potevano evidentemente essere interrotti, la colpa non è di questo governo, la colpa è di chi ha dato le precedenti autorizzazioni. Però io vorrei dire una cosa, intanto che la Francia fa sempre scuola sulle rivolte, no? E sulle rivoluzioni, insomma, adesso da sempre adesso partono i gilet. Ma questo governo, il Movimento 5 Stelle in particolare, ha sempre incontrato chiunque ha protestato per qualcosa, chiunque ha avuto da ridire su una proposta di legge, su qualunque tipo di argomento, è stato sempre ricevuto e incontrato. Ora i Notriv protestano e non vogliono incontrare il ministro, i gilet arancioni protestano e non vogliono incontrare il ministro, i sindaci protestano e non vogliono incontrare il ministro. Mi viene da pensare ancora una volta che siano tutte proteste non per trovare una soluzione, perché se volessero una soluzione si siederebbero tutti intorno a un tavolo e la cercherebbero, ma soltanto agitare le acque e fare un po', come dire, di sommosse popolari che in alcuni casi, per carità, hanno ragione come gli agricoltori, in altri come i sindaci, francamente lasciano il tempo. Allora, c'è una pubblicità tassativa. Una smania di protagonismo. Assolutamente. Nel caso dei sindaci, allora, siccome il PD adesso è scalabile, no? Nel senso, non c'è una leadership forte all'interno del Partito Democratico. Ci saranno adesso le primarie, si vedrà chi sarà il nuovo segretario. Renzi, insomma, una figura alla Renzi forte, carismatica, io non la vedo. Quindi secondo me, cioè non secondo me, mi spiace ma è un po' così, i vari Orlando, De Magistris stanno tentando di cavalcare questo tipo di situazione per avere una visibilità propria. Non è, De Magistris addirittura vuole fare una sua lista alle europee, sì. Insomma, dai, è chiaro che ci sia anche una componente narcisistica, egoriferita, e di provare appunto in questo momento in cui il PD ci sono un po' di praterie, sì, adesso c'è Zingaretti, per carità. Vabbè, adesso Calenda, sentiamo cosa ne pensa di Brandi della discussione in casa PD. Sì. E facciamoci anche due domande, perché non c'è Parlamento. Allora, pubblicità, sono in ritardissimo e riprendiamo da quanto dicevo all'inizio, cioè l'ultima bozza del reddito di cittadinanza. Vediamo di capirne, no? La configurazione, mettiamola così, sapendo che le risorse, questa è l'unica cosa che sappiamo per certo, sono di 6 miliardi e 100 milioni per il 2019. A tra poco. Diciotto mesi di tempo per accettare un lavoro, adeguare le proprie competenze e nel frattempo ricevere il reddito di cittadinanza incongrui assegni mensili. Si va dai 780 euro per un single fino ai 1330 euro per un disoccupato con famiglia e figli. 4 milioni e 900 mila persone, beneficiari 1 milione e 700 mila le famiglie, secondo i dati Istat. Il 53% sono al sud. Il sussidio durante il primo anno e mezzo sarà garantito a patto di non rifiutare più di due offerte di lavoro. Le proposte nei primi sei mesi verranno da aziende selezionate dai centri per l'impiego in un raggio di 100 km dalla distanza del candidato. Poi la ricerca si allargherà fino ai 250 km da casa. Ma è dopo 18 mesi che il bacino delle offerte di lavoro sarà esteso all'Italia intera, isole comprese. Solo i disoccupati che non si possono trasferire perché hanno famiglia con minori o disabili a carico verranno esentati e in alternativa potranno aderire ai progetti per la collettività di 8 ore a settimana. Più che lavoro sarà tempo
campo dedicato alla riqualificazione affidato ai comuni di residenza. Per tutti gli altri accettare il lavoro diventerà un obbligo, dopo 18 mesi di reddito di cittadinanza, pena la rinuncia al denaro e al programma. Le caratteristiche dei candidati verranno impostate dai centri per l'impiego. Si dovrà avere un ISEE inferiore a 9.360 euro e un reddito familiare sotto i 6.000 euro annui. Il reddito partirà, come già detto, da un minimo di 780 euro, di cui una base fissa di 500 euro versata mensilmente su un'apposita carta bancomat, più 280 euro come eventuale contributo per l'affitto, che scendono a 150 euro in caso si abbia un mutuo. Il numero dei componenti familiari aumenta l'accesso al reddito. I controlli saranno affidati all'INPS, che poi è l'ente che erroga il tutto, e qualora le risorse stanziate non fossero sufficienti, l'INPS potrebbe rivedere gli importi concessi. Si parte ad aprile. In questi 4 mesi le aziende dovranno segnalare i posti vacanti per ogni assunzione. Ci saranno sgravi contributivi fino a 18 mesi, con una mensilità in più per le donne e i soggetti svantaggiati, e con un ulteriore bonus di sgravi pari alle mensilità residue che il candidato ancora non ha percepito. Come dire, vale di più chi prima viene assunto, a discapito dei disoccupati di lungo corso. Alternativa finale: aprire un'attività in proprio. Se si decide entro i primi 12 mesi di reddito di cittadinanza, ci sarà un bonus di 6 mensilità extra. Allora, devo andare dal presidente CNEL Treu. Questa, diciamo, è l'ultima bozza. Poi dovremo vedere nero su bianco il provvedimento, certo, quando sarà, come si dice, licenziato dal Consiglio dei Ministri. Intanto, cosa ne pensa rispetto a tutto quello che era stato detto inizialmente, cioè questa evoluzione? Ma guardi, intanto, fin dall'inizio, io personalmente, ma anche CNEL ufficialmente, ha detto che investire in misure contro la povertà è assolutamente giusto. Sì. Noi avevamo cominciato nei governi precedenti a fare, ma tardi e poco, e quindi la direzione è giusta. Però guardate, è una materia complicatissima. Voi siete stati molto bravi a fare questa sintesi. Non so chi l'ha fatta. Di riassumere la linea, Bruno. Però vi assicuro, io che, insomma, me ne occupo da tempo, mi sono letto il testo, quello attuale. Sì. È complicatissimo, perché la materia è complicata. Primo, non c'è solo il lavoro, perché tutte le esperienze dicono, anche noi, non so le regioni come abbiano valutato, delle persone che hanno titolo perché sono povere, non più di un terzo o poco più sono occupabili, perché la maggioranza, cioè sono in grado di lavorare, la maggior parte hanno bisogno di altre cose. Sì. E quindi bisognerebbe fare un grande sforzo sulle nostre strutture di assistenza, che sono altrettanto deboli, purtroppo, di quelle del lavoro. Quindi, primo problema, non pensiamo che sia solo un problema di lavoro. Oltretutto, i centri per l'impiego, abbiamo detto tutti che funzionano male. Secondo me qualcuno funziona bene, ma la maggior parte malissimo. Sì. Seconda cosa, lì è giusto metterci soldi. Noi, io, una delle cose che mi dispiace nel mio passato di ministro anche, è che il ministro del lavoro spesso viene frustrato dal ministro dell'economia e non sono mai riuscito. Non è l'unico ministro che viene frustrato no, ma dal ministro dell'economia. Non siamo mai riusciti ad avere delle risorse. Però guardate che qui non è che bastano le risorse. Qui ci vuole tempo e strutture. La Germania, che ha 100.000 dipendenti nei contro centri, contro gli 8.000 mi pare, noi italiani. Ne abbiamo 8.000 più o meno precari, sgarruppati, eccetera. Sì. Qui ci vogliono anni. Io farei una domanda anche qui all'esperente della regione. All'esponente del Siccome, Movimento 5 Stelle. Giustamente si è detto, mettiamone almeno, cominciamo 4.000, li hanno chiamati navigator, chiamiamoli come vogliamo. C'è da assumere, sì. Dovrebbero assumerle le regioni. Ci vuole, quanto tempo ci vuole? Perché occorre fare un concorso. Occorre prima ripartire i soldi fra le regioni e poi fare un concorso. Sì. Quindi ad aprile assolutamente non siamo pronti. Ci vorrà un anno. Allora, andiamo piano. Non è che l'idea è, perché io sento parlare molto meno dei centri per l'impiego, l'idea è spostare dai centri dell'impiego, che si devono attrezzare, alle aziende, irrobustire, aziende in parte, e poi l'INPS giocherà un ruolo cruciale. Le aziende possono, certamente è giusta l'idea di mettere in mezzo le aziende, ma le aziende non è che fanno questo mestiere, le aziende possono segnalare le vacancies e prendersi gli incentivi se assumono. L'INPS fa i controlli. No, i due snodi sono i centri per l'impiego, che sono messi malissimo e che
per un anno non potranno forse saranno condotti privati con le agenzie per il lavoro, ma anche quelle, per carità, giusto metterle, sì. Io sono sempre quello, sono uno di quelli che ha detto non demonizziamo, sì, adesso il, sì, privato è male, il pubblico è bene, sì, no, però ci vuole tempo, queste cose, e poi da tutta la parte dell'assistenza, quindi i tempi qui ad aprile non partirà niente, a meno che non mandiamo gli assegni a casa ai poveri, ecco, mandiamo gli assegni a casa. I controlli sui furbetti, certo, quelli potrebbe fare anche lì. Posso fare una mozione d'ordine? Sentiamo la replica di Sara Marcozzi, poi è arrivato sotto corona, quindi tutti zitti perché dobbiamo sentire qual è la situazione del meteo, e dopo riprendiamo con Librandi e Laura Tecce. Allora, Marcozzi. Ha sentito che dice Treo, chiaro, ad aprile nessuno si illuda, non può partire. No, partire può partire, è evidente che ad aprile non possiamo pensare di aver riformato tutti i centri per l'impiego, di aver assunto tutte le persone, di aver formato tutti i lavoratori dei centri per l'impiego, è chiaro che c'è, come dire, ci sarà una progressione, no? Si inizia, si partirà tra fine marzo e i primi di aprile, dopodiché andrà a regime, immagino, qualche mese dopo. Ma io la riflessione che faccio è: si doveva iniziare prima o poi. Ci siamo lamentati tutti quanti negli ultimi anni che i centri per l'impiego non funzionano, che non trovano lavoro alle persone, che la formazione non è corretta. Sì. Stiamo iniziando una riforma rivoluzionaria per questo paese, perché insomma viene introdotta di fatto una misura che non esisteva prima e che esiste invece in altri paesi d'Europa. Dateci il tempo. Dopodiché quello che dice Treu è vero, cioè il reddito di cittadinanza per i giovani che verranno introdotti in percorsi di formazione, che faranno che svolgeranno delle ore di lavoro per i propri comuni e che aspireranno evidentemente a trovare un lavoro, e poi c'è tutta quella parte che riguarda sia le pensioni di anzianità, diciamo così, aumentate a 780 euro, e le pensioni di invalidità che verranno altrettanto aumentate. Quindi è chiaro che c'è una grossa fetta di popolazione che non andrà a lavorare certamente, ma che ha comunque bisogno di tutele. E la proposta finalmente di dare la responsabilità, le risorse e responsabilità alle regioni, come diceva Treu, è una proposta, se ne può parlare. Le regioni anche loro hanno talmente tante difficoltà, avete competenze, sono state lasciate, come dire, per usare un termine francese, in braghe di tela anche le regioni, per cui sarà è un grosso impegno che si chiede alle regioni. Io penso alla mia regione, insomma, il bilancio assolutamente in condizioni pessime, la sanità che non funziona, dovrebbe impegnarsi a mantenere le strade e non lo fa, insomma... Ce ne sono tante. Allora, stop Paolo, buongiorno, ti chiedo, scusami, la sintesi, certo, oggi sul tempo. No, allora, quello che succede al momento è che questa nuvolosità è la coda di una perturbazione che ha preso il nord questa mattina, adesso sta scendendo verso sud. Porta qualche effetto, non molto marcato. Quello più marcato non si vede, è un cambiamento delle temperature, un temporaneo aumento delle temperature. Intanto vediamo le piogge previste per oggi. Deboli sul medio versante tirrenico, un po' più consistenti al sud, ma gradualmente, vedete, si forma questa zona di maltempo, si forma una zona di bassa pressione, questa che poi fa entrare aria un pochino più calda, meno fredda. La giornata di domani, mercoledì, ancora il maltempo al sud e su gran parte delle regioni centrali, un po' più sul versante tirrenico, la Sardegna al nord, come vedete, più che qualche nuvola non c'è, anche se al di là delle Alpi le precipitazioni ci sono. E poi giovedì ancora questa situazione del sud che non cambia molto, quindi sono, diciamo, due giorni pressoché simili. Le piogge ci sono, con le temperature più alte, ovviamente nevica a quote un po' più fisiologiche rispetto ai giorni scorsi. Molto velocemente, questa foto che ci ha mandato Maurizio è la fumata dell'Etna, che è abbastanza minacciosa, perché a volte ci sono questi pennacchi così belli, dolci. Questa, insomma, si vede che è tosta. La cosa curiosa è che in basso si vede un cartello col senso vietato da questa parte, la direzione obbligata verso destra, e la nuvola pare che l'abbia visto. Vulcano fa un po' come gli pare, diciamola così. Grazie Paolo Sottocorona, qualche minuto e torniamo subito qui.
Allora, adesso vado da Librandi, intanto si infiamma la vicenda di Carige, insomma, del decreto legge varato dal Consiglio dei Ministri. C'è Matteo Renzi che interviene, scrive: sono bastati 10 minuti di una riunione notturna del Consiglio dei Ministri per smentire 5 anni di insulti e menzogne contro di noi. Salvini e Di Maio devono solo vergognarsi. Poi c'è un tweet di Salvini, una replica: mentre Renzi e Boschi, i risparmiatori, li hanno ignorati e dimenticati, noi siamo intervenuti subito a loro difesa senza fare favori alle banche, agli stranieri o agli amici degli amici. Bene l'azione a tutela dei risparmiatori liguri e italiani e bene il 1,5 miliardi stanziato in manovra per gli altri cittadini truffati. E insomma, anche su questa, sull'ennesima vicenda di una crisi che riguarda un istituto di credito italiano, si scatenano le polemiche. Allora, Librandi, quello che le voglio chiedere però riguarda, ovviamente poi parla di quello che vuole, riguarda il reddito di cittadinanza, perché i requisiti e i paletti, diciamo, si fanno più stringenti e c'è un po' più di chiarezza su un provvedimento che, insomma, non conoscevamo fino a qualche settimana fa. La sua opinione, il suo giudizio, resta sempre fortemente critico o no? Prima di tutto volevo fare una precisazione alla disinformata giornalista. Io sono in Parlamento e l'80% di presenze. Detto questo... A Laura Tecce, non so, con la Tecce ce l'hai. Sì, esatto, perché lei ha detto che non sono stato votato e quindi l'ho detto prima. Ha vinto il collegio uninominale. Librandi è stato nominato in Parlamento col proporzionale? Sono stato... Me l'hanno regalato tutti i cittadini. No, però vi prego, questa adesso è una polemica, diventa poi personale, scusatemi. Allora, prego, Librandi. Veramente, prego. Allora, per quanto riguarda il reddito di cittadinanza, che è un provvedimento che è stato copiato da un'azione che è stata fatta dal governo Schröder tanti anni fa in Germania, quando c'era una crisi molto forte, è stato copiato senza mettere in campo quello che è stato fatto dal governo Schröder. Cioè, la prima cosa che è stato fatto dal governo Schröder per aprire le agenzie, che lì si chiamavano Bundesstaat Agentur für Arbeiten, è stato quello di creare le condizioni perché ci fosse il lavoro e quindi dopo queste agenzie potevano accedere ai posti di lavoro. Invece questo governo cosa ha fatto? Ha caricato di 6 miliardi di tasse in più le nostre aziende. Quindi le nostre aziende come potranno... Ma anche le assicurazioni forse, quali aziende? No, guardi, quali lei aziende? Si sta sbagliando, io capisco che lei è disinformata di tutto e quindi dice, guardi, è stato tolto persino... Però vi prego, ma vi prego, possiamo fare una distinzione... interrompere, no? Possiamo fare... Però no, facciamo scusate, sono state tolte 6 miliardi, è scritto su tutti i giornali, sono state tolte perfino... le deduzioni sulla ricerca, sono state tolte un sacco di sgravi alle aziende, l'ACE, l'IRE, capisci? Questi sono soldi che le aziende devono pagare, abbiamo le aziende sono le arrabbiate con voi, non abbiamo la possibilità di competere, le assicurazioni e le banche sono un'altra cosa che graveranno, perché questi soldi che avete caricato anche sulle assicurazioni e le banche, cioè, se niente le troveranno i cittadini da pagare. Sì. Guardi, no, vetro. Scusi, io non ho nessuna palla di vetro, io faccio l'imprenditore e faccio una fatica incredibile per far lavorare le mie persone e per competere. Voi ci avete messo 6 miliardi di tasse in più, io faccio più fatica, nonostante questo sono qua con la bandiera dell'Italia a cercare di mettercela tutta e vi dico che avete fatto un provvedimento in deficit, perché quello che dovevate dare agli italiani era il lavoro, come è stato fatto da noi, abbiamo creato 1 milione di posti di lavoro in più, abbiamo, il nostro PIL era al 2%, non come il vostro a zero, tra un po' andremo a meno 1, gli interessi passivi sui titoli di Stato erano zero e anche sotto zero. Adesso stiamo pagando, questo siete voi in questi pochi mesi dove dite che non avete fatto tempo, che non avete ancora fatto, avete creato dei danni pazzeschi. Poi c'è un altro fatto, nessuno crede più all'Italia. Sì, ma lei è inutile che ride. Vabbè, questa ma l'Italia, dice delle cose, infatti state perdendo finalmente, dico delle cose vere, concrete, infatti i consensi li state perdendo, perché i cittadini, lei dice, perché non vanno a
parlare col ministro. Parla per esperienza, no, Librandi. No, scusi, lasci perdere, perché tanto guardi, il PD gode di buona salute, al contrario di quello che dite voi. Talmente gode di buona salute che il candidato presidente del PD nella mia regione che avete detto senza voi, simbolo, perché il PD gode di buona salute e non so, avete sentito lei. Che Renzi reagisce, vuol dire che tornerà. Vuol dire che ci sono politica, delle persone che torneranno. Dopo il referendum costituzionale. Possiamo suonare un gong? Devo chiedere, scusate, così perché ci stiamo avviando verso la fine, vorrei che tutti aveste un'altra almeno possibilità di intervenire. Voglio chiedere una cosa a Librandi, però Librandi mi deve rispondere in maniera molto sintetica. Prima abbiamo detto che c'è un posizionamento, ovviamente, una ricerca di alleanze in Europa per le prossime elezioni, che sono, questo lo sanno tutti, lo ripetiamo fino alla noia, il momento clou di questo 2019. Il Partito Democratico, che cosa ha in mente? Di Maio ha fatto la sua mossa, Salvini si vede incontro ai sovranisti d'Europa. Il PD che cosa fa? Che cosa farà? Ma guardi, io le dico solo questo, fortunatamente dai sondaggi gli europeisti sono in testa e batteranno tutti questi partiti populisti, sovranisti, che poi che ci stanno mettendo in gravissima difficoltà. Quindi, tra l'altro, dico, se i sondaggi dicono che l'Europa, che i cittadini italiani vogliono l'Europa, com'è possibile che dopo vediamo dei sondaggi... Ma quali sondaggi sono? No, scusi, va bene. A voi piace prendere in giro le persone e dire delle bugie. No, lo chiedo sul serio. Vedremo quando leggerlo. Lei farà il governatore quante ne dirà, quante ne combinerà giuste, perché ha una lingua che taglia. Speriamo che Scusate. Allora, Laura Tecce. Allora, facciamo così. Io cerco di riportare al punto. Sì, finora abbiamo detto reddito cittadinanza. Insomma, la Lega era il partito al governo critico, diciamo un po' critico rispetto a questo provvedimento. Sì. Con questi paletti, con queste norme, queste difficilissime, perché ce lo spiegava Benedetto, è complessissima la materia. Questa nuova configurazione va meglio, va peggio? Le preoccupazioni della Lega vertevano essenzialmente su due aspetti. Uno, il fatto appunto di creare lavoro e non di creare delle persone che stessero sul divano a fare nulla. Infatti la proposta di coinvolgere le aziende del sottosegretario Siri. Sì. E vedremo in che modo appunto ci troverà il modo di mettere in comunicazione in maniera efficace le aziende e le persone, non solo attraverso appunto centri per l'impiego, ma anche appunto un coinvolgimento diretto delle aziende. L'altro punto che alla Lega sta molto a cuore appunto è il fatto dei controlli, cioè il fatto che le persone non barino sul reddito ISE, che è molto facile da manipolare, che il reddito vada effettivamente a delle persone che poi non lavorino in nero. Sì. Però su questo il vice premier Di Maio è stato molto chiaro, cioè c'è il carcere, attenzione, per chi viene sorpreso a lucrare sul reddito di cittadinanza c'è il carcere, come appunto per chi poi evade. Perché è stata fatta la pace anche fiscale, il saldo a straccio, che aiuta veramente molti italiani in difficoltà. Però attenzione, perché per chi sgarra poi c'è il carcere. Quindi alla Lega interessano questi aspetti, di creare lavoro. E creare controlli. Questi sono cattivi. Detto questo, il reddito di cittadinanza, ragazzi, in qualche modo la povertà non è che si sconfigge per decreto, il lavoro non si crea per decreto, per carità, che la maggiore critica di chi avversa il reddito di cittadinanza, cerco di interpretare, ma qui ci sono degli esponenti che lo sanno dire meglio di me, è che forse si poteva in maniera più smaccata dire: siccome ci sono 5 milioni di poveri, dobbiamo aiutarli e separare la parte che riguarda quelle che si chiamano politiche attive per il lavoro dall'assistenza. Forse questa lavorare. È la critica maggiore, perché giustamente, e capisco come che è un lavoro difficilissimo un modello che in Italia ha tanti ingranaggi da mettere a punto. Diceva Treu, che ha una lunga esperienza sia come ministro del lavoro sia come amministratore delle cose dello Stato, è chiaro che la povertà non è solo il ragazzo di 20 anni che non trova lavoro può avere sempre una prospettiva, una speranza, ma il settantenne malato, però credo che questo sia anche dei dati del governo. Treu l'ha detto chiaramente, un
terzo, mi pare, dei possibili futuri beneficiari non è in grado di lavorare. Vorrei dire un'ultima cosa. Quindi basta, di che stiamo parlando? Un terzo. Guarda, poi ci sono due terzi che avranno bisogno di queste misure. Ribadisco quello che ho detto prima. Bene che si sia partiti, che si acceleri. Però, però non si parte mai, dice Marcozzi. Cioè, se uno sta sempre ad aspettare. Partire, se poi dopo non si va avanti abbastanza, non va bene. Perché la preoccupazione maggiore anche della Lega è che se non ci sono gli strumenti per dare occasioni sia di lavoro sia di integrazione, sono i due cose. E le occasioni le fanno le imprese, non le danno le imprese. E le occasioni e invece l'assistenza, l'integrazione le fanno gli strumenti di assistenza. Se non si dà questo, diamo assistenza e basta. Allora, per quello ho detto, meglio mandare un assegno a casa. State attenti con i tempi e con la strumentazione. Sì. Io sono a favore di questo, ma se non c'è la strumentazione... Li metti in guardia dalla... E anche i controlli. I controlli, se non gli dai le opportunità, ma che controlli fai? Allora, posso chiedere a Treu una cosa? Perché l'altro giorno il CNEL, anzi Treu, ha detto ci sono 100.000 posti di lavoro che attendono soltanto qualcuno in grado di occuparli, ma in Italia ci sono, ma questa non è un'altra cosa. C'è una comunicazione. Queste cose qui, prima dei centri dell'impiego, bisogna fare politiche per i giovani e per la famiglia, l'alternanza scuola-lavoro, che era partita magari non bene, bisogna farla meglio, perché l'unico modo è di orientare bene i giovani. Se si vanno delle formazioni sbagliate, poi non abbiamo gli specialisti e abbiamo i disoccupati. I disoccupati che sono, hanno studiato cose sbagliate e le cose giuste non vengono studiate e quindi mancano 100.000 esperti, operai, operai specializzati. Sì, sì, quindi, e perché anche questo è un rimprovero che faccio all'attuale governo se non lo corregge. L'alternanza va migliorata a scuola. Mi pare che siano state ridotte le invece ore. Invece sono state ridotte e non va bene, perché quello è il modo migliore prima di arrivare ai guai, cioè cominciando dai giovani. Il punto è quello, il punto è fare un censimento di quelle che sono le figure che servono oggi in questo paese. Quindi la formazione, troppo spesso io lo vedo nella mia regione, ci sono centri di formazione che fanno la formazione per tenere in piedi questi centri e non per trovare lavoro alle persone. Allora facciamo un censimento di quelle che sono le figure lavorative del futuro, formiamo le nuove generazioni a fare i lavori che ci saranno nei prossimi 5-10 anni, perché tanti lavori scompariranno e tante nuove forme di servizi verranno, ci sarà bisogno insomma di nuove forme di lavoro. Questa è una cosa fondamentale. Mi dici in una battuta, se dovesse diventare governatore dell'Abruzzo, qual è il primo provvedimento? Nei primi 100 giorni, qual è la prima cosa concreta che farebbe per l'Abruzzo? Beh, avremo un grande impegno che sarà quello della riprogrammazione dei fondi europei per il settennio che verrà e quello è una grande opportunità per creare lavoro. I fondi europei, questi fondi che sfruttiamo sempre male in Italia, di cui esattamente se ne parla, le regioni non riescono a programmarli bene, generalmente vengono spesi a pioggia e non ci si focalizza su qualcosa. Io ho la grande ambizione di portare tanti turisti nella mia regione, perché è una regione meravigliosa, quindi fonte di ricchezza spero di per fare questo paese. Lo sa bene in questo caso il ministro Centinaio, che accorpa agricoltura e turismo. Allora, bentornata Mirta Merlino, buon anno Mirta. Ciao Andrea, buon anno a te, buon anno ai nostri meravigliosi telespettatori. Mi scuso, ieri ho avuto veramente un imprevisto, non ce l'ho fatta ad arrivare, ma da oggi sono qui, passeremo 6 mesi intensissimi insieme, ho la sensazione che molte cose stanno succedendo, dai gilet gialli alle banche. Vedo già in piazza il nostro inviato, perché ci collegheremo col Ministero dell'Agricoltura, ci sono gli agricoltori in piazza che protestano contro il governo, prima manifestazione contro il governo. Moltissime cose da raccontarvi, moltissimi ospiti con noi: Francesco Duvo, Gianni Cupero, Federico Geremicca, Alessandra Ghisleri, Lucia Borgonzoni, Sabino Cassese, Luca Orlando, Mario Tarquino, Nunzio De Girolamo e Michele Emiliano. Vi aspetto. Grazie, dopo la pubblicità come sempre c'è la raghettina. Grazie da Milano Gianfranco Librandi, grazie a Laura Tecce, al presidente del CNEL Tiziano Treu, a Sara Marcozzi del Movimento 5 Stelle, candidata governatore nelle elezioni abruzzesi del 10 febbraio prossimo. Ci vediamo domani, stessa ora, si diceva una volta stessa rete, grazie.